Salve a tutti! Con questo video vogliamo imparare a risolvere gli integrali indefiniti e lo facciamo partendo da un integrale indefinito immediato che è il seguente, che per convenzione chiamiamo regola numero 1. Allora, tengo innanzitutto presente che per risolvere gli integrali indefiniti è necessario conoscere le derivate prime, altrimenti il discorso risulta poco efficiente. Quindi consideriamo il primo esempio. Integrale indefinito di seno di x per coseno di x in dx. Allora, vogliamo ricondurci a questa regola e quindi dobbiamo esaminare i fattori moltiplicativi e capire chi rappresenta f di x elevato ad un certo esponente e chi rappresenta la derivata della funzione. Allora, che cosa facciamo? Facciamo un piccolo trucchetto, andiamo a calcolare le derivate sia del seno di x che del coseno di x e vediamo qual è che rappresenta la derivata all'interno di questo integrale. Mi spiego meglio, facciamo la derivata di seno di x. La derivata di seno di x, come ben sapete, è uguale al coseno di x, mentre la derivata del coseno di x è uguale a meno seno di x. Quindi, come possiamo ben notare, coseno di x rappresenta la derivata di seno di x, quindi ci occorre questa qui, questa prima derivata, e andiamo a sostituire qui dentro, cioè scriviamo integrale di seno di x per coseno di x in dx uguale all'integrale di seno di x per la derivata di seno di x in dx. A questo punto un'ultima osservazione è relativa al seno di x, che chiaramente ha come esponente 1, infatti l'1 si considera alquanto inutile, non lo si scrive. Quindi possiamo utilizzare questa qui, questa formula, e scriviamo seno di x elevato ad alfa, che è 1 più 1, fratto 1 più 1 più c, logicamente 1 più 1 fa 2, e quindi seno di x al quadrato diventa sin quadro di x fratto 2 più c. Facciamo un altro esempio ancora, sempre utilizzando questa regola. Cerco un attimino di cancellare questa parte in maniera tale che possiamo rendere visibile questa regola. Il seguente esempio è integrale indefinito di coseno di x per seno al cubo di x in dx e lo vogliamo risolvere. Allora, innanzitutto che cosa facciamo? Osserviamo i fattori moltiplicativi e intuitivamente è seno al cubo di x la funzione che è elevata ad un certo esponente, che è alfa e che è 3. E quindi, solo per visualizzarlo meglio, scriviamo integrale indefinito di seno di x al cubo per coseno di x in dx. Affinché si possa applicare questa regola, è chiaro che il coseno di x deve risultare la derivata di seno di x. Infatti, come abbiamo visto prima, la derivata di seno di x è uguale al coseno di x e quindi andiamoci a sistemare meglio l'integrale. Scriviamo integrale di seno di x al cubo per la derivata di seno di x in dx e a questo punto possiamo scrivere il risultato tenendo conto di questa regola. E quindi scriviamo seno di x elevato a 3 più 1 fratto 3 più 1 più c. Allora cosa diventa? Seno di x alla quarta, quindi seno alla quarta di x fratto 4 più c. Facciamo ancora un altro esempio. Un po' di pazienza. Allora, il prossimo esempio è il seguente. Consideriamo l'integrale di seno di x, come l'ho scritto brutto, integrale di seno di x per il coseno alla quarta di x in dx. Allora, ancora una volta, solo per una questione visiva, scambiamo i fattori moltiplicativi e scriviamo coseno alla quarta di x per seno di x in dx.
è chiaro che la funzione che è elevata ad un certo esponente alfa è coseno di x, che è elevato alla quarta, quindi alfa è 4. Quindi scriviamo meglio: coseno di x elevato a 4 per seno di x dx. Affinché si possa applicare la regola numero 1, è chiaro che il seno di x deve essere la derivata di quello che c'è all'interno di questa parentesi. E questo è vero perché appunto la derivata del coseno di x è uguale a meno seno di x. Attenzione, c'è un segno meno. Quindi come possiamo fare? Anche se qui non è presente il segno meno, possiamo mettere un segno meno al di fuori dell'integrale e uno accanto al seno di x in questo modo. Cerchiamo di visualizzarlo meglio. Quindi un meno prima dell'integrale, poi integrale, riscriviamo tutto uguale, coseno di x elevato alla quarta per, tra parentesi ci mettiamo l'altro meno, per seno di x in dx. È chiaro che se moltiplichiamo meno per meno diventa più, quindi applicare questi meno all'integrale non è, diciamo, non comporta una modifica del risultato. E quindi a questo punto ci troviamo nelle condizioni per poter applicare la regola numero 1, quindi il meno fuori lo si lascia e troviamo come risultato coseno di x elevato a 4 più 1 fratto 4 più 1 più c, che diventa meno coseno alla quinta di x, che si può scrivere in questo modo, fratto 5 più c.